Vabbè, adesso proviamo a costruire ancora qualcos'altro, se sennò... Eccolo qua. Parla di qualcosa lo di legge. Intorno. Una sentinella solitaria presidia me e il suo raccolto. Cos'è quello? Niente. Ok. Una sentinella solitaria presidia me il suo raccolto. Vediamo a cosa si riferisce. Proviamo per questo, ma... Scusa. Ok, sentinella solitaria. Non credo che sia un uomo. Non c'è uno spaventapasseri, per esempio. Ma sì, presidia dovrebbe essere. Ecco qua, spaventapasseri. Ti ho trovato. Ok. Presidio il raccolto, cosa doveva essere? Ok. Adesso, ok, risulta grigio, va bene. Niente, torniamo all'accampamento di là. Qua, penso. Quello, eh? Questa elaborata pipa è scolpita con le fattezze di Xiuhcoatl, uno spirito serpente azteco dipinto di colore verde, blu e giallo. I lati sono decorati con pietre di un certo pregio, mentre l'inserto in giada indica bella. Una quantomeno riconoscibile influenza maya. Voglio anche questa pipa. Odora ancora di radici bruciate e fumo. Non è un aroma così sgradevole. Sarà quello che non abbiamo visto? Boh. Una statuetta. Se l'avevamo visto non c'era niente, qua non c'è altro. Perché mi sembrava che ci fosse qualcosa che non... che io ho chiuso per sbaglio e invece c'erano altre informazioni. Qua. Inventario, vediamo un attimo. Potenziamento. Completati, completati, completati. Questo qui non ci fa migliorare al momento ancora niente e basta. Quindi non ci manca ancora un sacco di cose. Facciamo un viaggio rapido un attimo, ma ecco appunto qui ci sono due cripte.
Aspetta un attimo. Dato che stiamo facendo i turisti, quindi questo qui sarà l'episodio. Magari saranno due episodi da turisti, se vediamo. Il gioco è anche questo. Poi comunque in generale questo qua non è un gioco molto d'azione, come abbiamo visto. Eccolo qua. Parla di qualcosa nei dintorni. Due guardiani hanno le zanne, due guardiani hanno i piedi. Uno solo ha entrambi, per proteggermi meglio. E quell'ombra lì? Due guardiani hanno le zanne, eccoli qua. Due soli hanno i piedi, così che aveva detto? Un attimo, se me lo fa rilegge. No. Comunque in teoria è qua. Eccolo qua. Vieni da mammina. Ok. La zona era questa, quindi non c'era molto da... Un secondo. Ok. Riprendiamo il trasporto rapido, direi. Questo risulta ancora chiuso. Queste però mi sa che se non sbaglio non si potevano aprire in realtà. Comunque qua c'è dei murales, quindi andiamo qua. Proviamo ad andare a vedere il negoziante, anche se c'è qualcosa di nuovo. Comunque parlavo, non sono uscite più, boh, forse un paio di pezze. Non mi sembra così buggato quello o che altro. Ma sì, qua c'è qualche imperfezione tecnica qui e là, ma niente di che. Perché qua vibrava? Andiamo qua. Buondì. Niente che ti piace? Sempre la stessa cosa. Questa in realtà dovrebbe essere armi diversa da quella che abbiamo. Questo? No, frecce furtive. Mirino per la pistola, silenziatore per la pistola, borsa delle munizioni. Questo era polvere da sparo. Jefferal. Capienza munizioni e danno. Costa veramente tanto, però questo qua lo prendiamo perché ottima scelta. Ad AB 45 e CT è quella lì, la seconda. Proviamo a prendere questo. Un buon affare per entrambi. Sono sempre pronto a fare affari. Niente, il mercante qua non ha altro di nuovo.
Andiamo a vedere là. Signorina Ortis, la ringraziamo per la sua recente indagine. Abbiamo prodotto un indice della qualità dell'acqua, IQA, per i siti fluviali che circondano il villaggio di Kuak Yaku. Sulla base dei campioni da lei forniti, i risultati indicano che tali località fluviali dovrebbero essere classificate come aree di scarsa qualità idrica. Il risultato dello studio ha evidenziato la diffusione di problematiche su larga scala quali interrimento, inquinamento da agenti chimici e contaminazione da metalli pesanti. La torbidezza concentrazione di solidi totali superano i limiti ambientali. L'acqua con un alto grado di torbidezza non può essere usata come acqua potabile, mentre l'alto livello di solidi totali implica che non si possa usare nemmeno come acqua irrigua, in quanto potenzialmente dannosa per gli impianti. Si presume che la pesca di sussistenza, precedentemente praticata in loco, non sia più possibile nelle aree in oggetto, con conseguente impatto negativo sulle condizioni di vita della popolazione. Allo stesso modo, il pH e il COD mostrano un elevato tasso di alcalinità. Questi parametri dimostrano la presenza di inquinamento chimico nel fiume. Un pH alcalino, acqua dura, si traduce in effetti corrosivi in grado di danneggiare tubazioni e vestiti. Alti livelli corrosivi, l'acqua basica. Come fluorosi dentale od ossea. La presenza di batteri patogeni, come la salmonella, rappresenta anch'essa una minaccia immediata per la salute della comunità locale. Che dire? Evviva! Pieno. Mamma mia, che frame rate qua. Ho visto notizie di tua figlia ultimamente? Non ti ho mai vista prima d'ora. Questa sono parte qua non l'ho ancora vista, tra l'altro. Non farti ingannare dall'apparenza. È un bel posto. Complicato, ma bello. Il tuo giardino è sopravvissuto alla tempesta. Fortuna e duro lavoro. In tanti hanno collaborato a farlo crescere, così sono tornati a proteggerlo. Ehi! Vabbè, vedete che non trovavamo un cazzo, le scatole da... di legno da rompere. Ci attacca qualcuno qua adesso? Qualche animale cattivo, cattivo. Questo 93. È un omaggio a Supai, dio della morte e signore di Ukupacha, l'oltretomba Inca. È una preghiera a farsi avanti con le sue legioni di demoni e marciare su questa terra, i cui abitanti lo onoreranno con poesie che celebrano la sua grandezza od offerte di bevande e cibo. Tributandogli il rispetto che merita, gli abitanti lo supplicano di prendere con sé solo coloro per i quali è arrivata l'ultima ora, evitando così di colpire tutti gli altri senza motivo. Ok. C'è qualcosa qua? No. Boh. 26. Boh. 47. 31. Ecco, non si può considerare un bug, ma l'ottimizzazione effettivamente ha qualche serio problema. Poi c'è una cosa lì. Dentro eravamo già entrati, mi pare. Una volta questo villaggio era sotto l'ala e l'occhio vigile del Condor, ma abbiamo lasciato che l'aquila lo scacciasse. Non sono sicura di capire. Neanch'io. Abbiamo perduto noi stessi inseguendo le nostre ambizioni, convinti che qualche spicciolo potesse renderci felici. Ma l'aquila ha portato via anche quelli. L'avevo già trovato, ok.
se ci riesco, Vancio. Dai, è facile. Tienila ferma e... Acqua. Eh sì, che qua vibrava. Ok, qua. Perché ce lo fa prendere se poi tanto è pieno? Vediamo. Mi sembra allontanarsi dal punto dove... Praticamente bisogna prendere le altre armi e potenziare quelle. Ecco perché ci sono tutte quelle risorse lì. Qualcuno ha sbarrato la strada. Ma qui quindi basta incendiario. Basta con l'incendiaria. Mi pare. Se arriva di qua, beh, vedremo. Possa l'attività di potere di White essere soddisfatta prima che giunga il momento di seguirlo nell'aldilà. 100%. Manca ancora uno stadio, siamo a due di monoliti. Yucatec avanzati, quindi possiamo fare adesso. Pare che il ponte sia inagibile. Ups. Ok, non ho saltato, ma il rampino l'ha lanciato. Va bene, va bene, va bene. Non discuto. Tanto ha ragione lui. Vai. Ok. Ma questa alla fine è la prima cripta che possiamo, che facciamo qua. Ok. Questa stanza si è conservata meglio del resto della grotta. Tutto qua? Si vale di nuovo i passi. Va bene. Tutto qua, non c'è niente altro qua.
dire che si muore? Sì. Sembrava che ci fosse leggermente un bordo, ma... Assassin's Creed Odyssey sembra, perché visti così sembra un po' antica Roma. Vai. Parte andare, andiamo su, va su, sì, ok, basta, va a salire, però mi sa che dobbiamo fare di qua perché sennò scivoliamo. Fuori. Qua? Niente, eh? E quella luce lì? Bug. Per forza. Non c'è niente, no, eh? Tutto abbastanza lineare, un peccato, perché... Comunque, vai. C'è una reliquia qua, ma non credo che fosse assolutamente all'interno. La cripta risulta completata. Ma lì c'è quel corvo, quella aquila lì. Non, adesso risulta cosa? Prima no. Pieno anche per il metallo. Adesso risulta così. Vabbè, andiamo là. Proviamo andare all'altra cripta, ma se non sbaglio c'era qualche problema. Adesso è passato un po' di tempo, non me lo ricordo. I turisti sono rari. Oh, no, non sono una turista, sono una ricercatrice. Oh. Parlare? Beh, avresti dovuto vedere com'era questo posto 20 anni fa. Era in pieno boom, pieno di vita, di ottimismo per il futuro. Ottimismo. Ingenuità, semmai. Che è successo? È arrivata Porvenir, una grossa compagnia petrolifera dei dintorni di Lima. Sono venuti, si sono comprati la città, hanno dato lavoro a tutti. Volevano urbanizzare il fiume, ma poi è crollato tutto. Il crollo del petrolio. Ora ci arrabattiamo con gli avanzi. Peccato tu non sia una turista. I turisti portano soldi, gli archeologi prendono e basta. Dicevo, parlare con la gente, come abbiamo visto, a volte porta a scoprire dei segreti, però non è, è una rarità, a quanto pare. Questa cosa dell'aquila qua magari. Questo qua che vola. Lasciamolo qua. 45 punti esperienza. Andiamo a metterlo qua. Ah, era troppo di lato. Aquila, sì.
Speriamo. Ok. Non segnala ancora. Vabbè, adesso possiamo leggere quel totem là.